Il Signore vi dia pace. Carissimi, permettetemi di proporvi alcune domande. Cosa significa pregare per me? Quante volte prego? Perché prego? Pensate un po' quando e perché abbiamo la voglia di pregare. Potrei dire semplicemente noi preghiamo secondo le nostre emozioni o secondo la situazione che stiamo vivendo. Cioè, quando mi sento angosciato, triste, depresso, malato, oppure vivendo e affrontando delle difficoltà, mi metto a pregare perché credo che lassù c'è qualcuno che mi ascolta. Lo stesso dovrebbe essere per le emozioni positive che viviamo, come la gioia, la felicità, il successo, la guarigione, la pace, eccetera. Ma credo che sono pochi coloro che si rivolgono a Dio per ringraziarlo per le cose positive e per ogni bene ricevuto. Perché la maggioranza di noi va a Dio quando sta male. Facciamo proprio come il bambino che va dal suo padre per lamentarsi e chiedere protezione quando è ferito e sta male. Quando preghiamo, viviamo proprio questo bisogno di parlare con qualcuno che mi possa capire, che mi possa aiutare. Questo è dentro ognuno di noi. Ecco, in ogni momento quando preghiamo, noi scopriamo la forza della preghiera nella nostra vita. Sperimentiamo come questa forza che cambia, che guarisce, che risana e che fruttifica nella nostra vita. E quando non sai come parlare con Dio o come iniziare, ti basta pregare la preghiera del Padre nostro, perché è la preghiera più cara al cuore di Dio Padre. Perché quando preghiamo il Padre nostro, stiamo pregando e usando le stesse parole del Figlio suo, Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, tutto quello che vivete nella vita, mettetelo davanti a Dio, parlatene con Lui e vi assicuro che Lui vi esaudirà.